Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Seduta straordinaria del Consiglio regionale richiesta dalle minoranze sull'accoglienza degli immigrati. Ampio il dibattito con interventi di tutti i gruppi. Il Piemonte ospita 6.167 richiedenti asilo, due centri di prima accoglienza nel Torinese e nell'Astigiano. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Chiediamo oggi in Consiglio regionale lo stop al piano di accoglienza della Giunta Chiamparino. Noi chiediamo di bloccare tutto per ridefinire qual è la vera sostenibilità dell'accoglienza piemontese, soprattutto in un momento in cui le famiglie italiane marciscono nelle graduatorie per la Casa Popolare e l'assistenza sociale. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico. La Regione e l'assessore in particolare ha sicuramente affrontato sì dal primo momento questo problema dell'emergenza in modo deciso e strutturale. Io credo che una classe politica all'altezza della situazione è conscia di quelle che sono le problematiche ma le affronta. L'Assemblea ha poi licenziato il documento di economia e finanza. Il provvedimento è articolato in tre sezioni: le strategie di intervento in base allo scenario socio-economico locale, gli obiettivi strategici e l'analisi della situazione finanziaria. Due nuove leggi sono state approvate dal Consiglio regionale. La prima regolamenta la professione di guida alpina, la seconda, in prima lettura, modifica lo statuto sostituendo le comunità montane con le unioni di comuni. Le amministratrici del Piemonte si sono ritrovate per Expo Elette, stand istituzionali e di associazioni, spazi musicali, letture pubbliche, attività per le famiglie, allestiti a Torino in Piazza San Carlo, in vista delle celebrazioni dei 20 anni di attività della Consulta. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Ogni cittadino, ogni uomo chiamato a gestire le politiche pubbliche ha il dovere e la responsabilità di costruire e creare gli anticorpi finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti del genere femminile. Ed in questo solco si inseriscono alcuni emendamenti che ho voluto presentare, finalizzato appunto a tutelare l'immagine della donna. Stefania Bazzella, presidente della Consulta Elette. La Consulta delle Elette ha fortemente voluto questo evento, che tra l'altro è un'anticipazione della ricorrenza dei 20 anni della Consulta delle Elette. Questa giornata in piazza è una grande occasione per incontrare i cittadini, per farci conoscere, per conoscere la Consulta. I modelli imprenditoriali emergenti e le testimonianze di chi ha saputo contrastare la crisi con strumenti innovativi sono stati al centro del 7° Salone Nazionale Gamma Donna. L'iniziativa si è svolta al campus Einaudi con il contributo della Consulta Giovani. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.